Sono quasi 102.000 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Viene così superata la quota di 2 milioni di persone attualmente positive al coronavirus in Italia. Quota simbolica e preoccupante, un numero alto che racconta di quanto stia correndo Omicron nel nostro paese, anche se nel novero troviamo pure persone negative ancora bloccate a casa perché le ASL non le libera, oppure già uscite, ma che non sono state registrate nel sistema nazionale. Intanto la SIC, la Società Italiana di Chirurgia, lancia l'allarme per la drammatica riduzione degli interventi che nelle regioni vanno dal 50 all'80%. Le terapie intensive sono in gran parte occupate da pazienti Novax, ha chiarito la SIC. In questa situazione siamo costretti a rinviare interventi e così si assiste all'aggravamento delle patologie tumorali che spesso arrivano tardi in ospedale, ormai inoperabili. Ma questo non sembra interessare a chi rifiuta il vaccino. Per quanto riguarda poi la scuola, la ripartenza è stata difficile, piena di assenze e contestazioni. Secondo i dati del ministro Bianchi, il 6% dei docenti è positivo al coronavirus, come pure il 4% degli alunni. I docenti assenti sono stati complessivamente circa 50.000 e poco più di 330.000 i ragazzi. Riapertura avvenuta dunque, ma con criticità sparse, in attesa di capire come evolverà la situazione. Noi poi abbiamo avuto l'Italia che si è riempita di cattivi maestri che sono andati a dire alle persone che i vaccini non funzionavano perché non prevenivano il contagio, ma francamente, a parte che in parte lo prevengono, certamente non lo danno al 100%, ma a noi che cosa ci interessa? Ci interessa di convivere con un virus che nel vaccinato dà una forma influenzale o simile raffreddore, come sta succedendo a molti italiani che lo stanno sperimentando in questi giorni, oppure ci interessa di continuare a vivere con un virus che ci porta tutti buona parte di noi in rianimazione? Pongo io la domanda a loro, cioè la domanda è: ma siete veramente nella condizione di mettervi in una situazione di così grande rischio per la vostra vita? Cioè non volete cogliere un'opportunità così importante, gratuita, offerta a tutti, che ha colto il 82% della popolazione? Pensate veramente che l'82% degli italiani siano scemi che si sono vaccinati?